volevo ringraziare il direttore, la società, il mister e tutto il Parma Calcio per questa grande opportunità per me. È un'occasione importante e quindi io gli sono grato e adesso grazie per la fiducia e adesso devo solo dimostrare in campo e ricambiare tutto ciò che loro danno a me. Bene, allora cominciamo con le domande dei colleghi. La parola a Marco Balestrazzi di 12 TV Parma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Sembra quasi che il Parma, ci siamo un po' stufati che ci faccia gol, assist contro, stavolta lo prendiamo, ce lo prendiamo. Grazie, speriamo di tutti questi gol contro il Parma, adesso di farli a favore del Parma. Ti chiedo questo, è una squadra, una società che ha parlato in maniera esplicita quest'anno di Serie A. Ti aspetto un compito abbastanza importante, anche perché a livello di fantasia ci si basava molto su Franco Vázquez fino all'anno scorso. Quest'anno non dico che lo scettro possa passare a te, però insomma è un compito importante. Vabbè, Franco è un giocatore che non sono io a dire che giocatore è un giocatore fantastico, anzi è un peccato che non è più qui, mi sarebbe tanto piaciuto giocare con lui, però ci sono tutti gli altri miei compagni e abbiamo un obiettivo prefissato nella nostra testa, però dobbiamo coltivarlo giorno per giorno con gli allenamenti e partita per partita. Posso chiederti, abbiamo visto la possibilità di giocare in tante posizioni diverse, anche contro il Parma, da seconda punta, in un ruolo più laterale o come fantasia. C'è un ruolo che senti più tuo degli altri? Ma sì, il mio ruolo principale diciamo che è l'esterno destro d'attacco, però poi io sono a disposizione del mister, in qualsiasi ruolo lui voglia farmi giocare, io sono a disposizione e do tutta la mia disponibilità. Si chiede sempre, quando c'è un nuovo arrivo, se c'è un giocatore al quale si è sempre ispirato, un modello. Bah, sinceramente non ne ho tanti come simboli, però diciamo che a livello di carriera mi ispiro tanto, non a giocatori tanto famosi, ma a Caputo perché diciamo, il suo percorso è stato un po' simile al mio. A me manca ancora quel gradino lì, però diciamo, siamo sulla strada giusta e continuiamo a lavorare per arrivarci. Ti sei fatto un'idea di quale sia l'ingrediente che serve a una squadra per lottare per la promozione diretta? Cosa hanno avuto in più negli ultimi anni il Lecce, il Frosinone, il Genoa rispetto alle altre? Ma secondo me in questo campionato, che è un campionato abbastanza difficile, conosciamo tutti, gli ingredienti secondo me per vincere che hanno avuto le altre squadre sono, a parte le qualità tecniche dei giocatori, sono il sacrificio, il lavoro, l'unione del gruppo, il sacrificarsi per portare a casa il risultato e queste devono essere le basi per proseguire la stagione, per iniziare la stagione. Bene, passiamo adesso alle domande di Paolo Grossi, giornalista della Gazzetta di Parma. Volevo concentrarmi su due momenti della tua carriera, perché la tua è una storia molto bella, secondo me sei un testimonial perfetto di questo campionato, no? Gavetta, talento, fame di arrivare in alto, la Serie A è lì che aspetta. E i momenti sono questi. Il primo è quando sei venuto via dalla Romania. Lì hai avuto un momento difficile. No, e mi pare di aver letto che avevi, a un certo punto, pensato anche di smettere di giocare a calcio. Ma sì, perché diciamo parto da Sì. lontano, no? Io ho fatto un percorso importante tutto il settore giovanile a Bari. Diciamo ero uno dei giovani di punta che la società credeva tanto. Poi dopo sono andato un po' in giro per l'Italia per farmi un po' le ossa e dopo ho fatto anche l'esordio in B col Bari. Poi dopo sono finito in Romania, dove è stata una bella esperienza a livello umano, però a livello calcistico no, non mi ha dato tanto. E dopo sono tornato in Italia, ho rescisso il contratto col Bari perché aveva cambiato società e diciamo, mi sono ributtato diciamo, giù e sono andato in Serie D a Bisceglie e di là diciamo, all'inizio pensavo un po' di smettere perché comunque stavo per avere il mio primo figlio. E poi,
lui è stata la mia forza per ripartire, per incominciare la scalata. E l'altra cosa secondo me importante nella tua carriera è stato l'incontro con Cristiano Lucarelli, sì. Perché ti ha un po' cambiato di ruolo, tu eri una seconda punta che faceva gol ogni tanto, adesso invece hai trovato una posizione che ti permette di esprimere molto meglio il tuo talento anche a livello di assist, non solo di gol, no? Sì, diciamo sì, lui è stato un punto fondamentale perché da quando è arrivato lì a Terni, 3 anni fa che abbiamo vinto il campionato, e lui mi ha dato quel qualcosa in più a livello mentale, mi ha fatto fare quel salto in più per far sì che avevo più continuità nelle prestazioni, nei numeri, nei gol, negli assist, e quindi io devo solo che ringraziarlo perché mi ha dato, diciamo, quella svolta in più per fare bene e avere più continuità. Ho scoperto alcune cose curiose, no? Facendo i compiti a casa. Ti chiami come la marca di un orologio, sì. Giusto? Sì, perché all'epoca, io sono del 94, no? A Bari c'è lo Stadio San Nicola e girava spesso sta pubblicità, Anthony, l'orologio degli sportivi. E siccome in famiglia mio nonno si chiamava Damiano, che ora non c'è più, e ne erano già tanti perché io ho tanti cugini, tanti zii, e erano già 4, quindi mio papà ha detto a mio nonno basta con Damiano, e quindi gli piaceva Anthony e mi ha dato sto nome. Ma allora il tuo orologio però è un po' in ritardo, cioè tu ti senti un po' in ritardo nella tua carriera per quello che avresti potuto fare col talento che hai? A volte me lo ripeto spesso, però a volte mi dico che vuol dire che questo è il mio percorso, doveva andare così, e quindi avevo bisogno di fare questo percorso, però nella vita mai dire mai e non si è mai in ritardo, secondo me. E poi qui puoi incrociare il tuo ex presidente, no? Adesso magari arriverà, non so se arriverà, Gigi Buffon. Gigi, mi ricordo, magari. Io lo aspetto volentieri, anzi mi farebbe tanto piacere se lui è qui con noi. E sì, io mi ricordo un aneddoto, non so se lui se lo ricorda, che ero alla Carrarese, di cui lui era presidente onorario, e un giorno noi dovevamo salvarci, all'epoca in C si faceva il riconoscimento, e ci siamo trovati in bagno, praticamente io e lui, che lui era così, era da poco anche, cioè da un po' di anni campione del mondo, quindi per me era un'emozione grandiosa. Senti, un'ultima domanda da parte mia è questa: con la partenza di Vasquez si è liberata la maglia numero 10, tu a Terni non l'avevi, non so perché o per come... Ti farebbe piacere? Ti sentiresti troppa pressione? No, io su questioni di pressione sono uno abbastanza tranquillo, però non sono amante tanto dei numeri. E se riesco a prendere il 21 che avevo a Terni, che in questi anni mi ha portato bene, per me va bene il numero 21. Bene, la parola a Giancarlo Ceci. Buongiorno, anche buongiorno. Per me ben arrivato. Partiamo da un discorso che è il tuo contratto. Ti hanno fatto 4 anni, quindi vuol dire che hanno molta fiducia in te. Certo, per questo ringrazio il direttore della società, perché questo fa capire che sin dal primo giorno, anzi prima che apriva il mercato, loro hanno creduto in me, e per me, appena il mio agente mi ha detto che il Parma Calcio mi cercava, io non ho esitato 2 volte, quindi oggi sono qui e sono convinto di questa scelta e sono felice di essere in questa società con questo gruppo e con tutta la squadra. Ecco, il tuo ruolo praticamente è esterno, però vieni proprio, e questo mi sarebbe piaciuto sapere come mai, in una squadra dove di esterni ce ne sono tanti, o almeno l'anno scorso era forse l'unico ruolo dove abbondava la rosa del Parma, quindi avrai una grande concorrenza da superare. Ma io sono tranquillo, anzi a me fa piacere la concorrenza, però per me e per noi l'obiettivo principale è la squadra, è l'obiettivo della squadra, il giocatore passa sempre in secondo piano. Ecco, il tuo ruolo esattamente, se lo vuoi descrivere, cosa ti piace, e se tu potessi scegliere, dici io faccio allenatore,
e mi metto in campo in questo ruolo e in questa posizione di campo? A me piace giocare esterno, largo, e piace dribblare, attaccare la profondità, chiudere il secondo palo, scambiare con i miei compagni, piace fare un po' tutto in quel ruolo là, però l'esterno è il ruolo che mi si addice di più. Quindi non saresti un Vince Vasquez che a questo punto faceva il finto centravanti e si occupava tante zone del campo? Ma se il mister all'occorrenza mi chiederà di fare il falso centravanti o il trequarti o magari l'esterno dall'altra parte, io sono a disposizione del mister. Qui ci sono due rumeni, parli con loro in rumeno? Non ho capito. Qui ci sono due rumeni, visto che tu in Romania avrai imparato un po' di lingua. Sì, però sono passati tanti anni, infatti parlavo con Valentin e Dennis oggi e diciamo che le parole un po' me le sono dimenticate, qualcosina. E se non altro sentirai le imprecazioni o le battute più importanti. Tu sei comunque costato 2 milioni al Parma circa, adesso io non voglio entrare nel centesimo, però io dico, visto questo costo, che cosa ti consenti di promettere? È una domanda classica ai tifosi del Parma che molti contano su di te. Ma di promettere che sarò sempre... No, prometto che sempre che metterò sacrificio, lavoro e suderò la maglia dall'inizio alla fine, sempre. Marco Balestrazzi, ultima domanda. Tornando ai precedenti col Parma, l'anno scorso la gara al Tardini fu quasi un presagio di quello che il Parma avrebbe rischiato nei play-off, perché il Parma vinceva una partita in controllo e poi, come è successo un po' a Cagliari, ha perso 3-2. E anche l'anno prima l'avete battuto due volte, sempre segnando 3 gol. In queste occasioni ti è capitato di... o sapevate le problematiche e i difetti di questa squadra, qualcosa su cui magari si può anche lavorare quest'anno per fare meglio, ecco? Bah, sinceramente ogni volta che studiavamo il Parma era difficile trovare i punti deboli, perché comunque la rosa e la squadra sono tutti giocatori importanti. Comunque su qualcosa magari ci dicevamo di magari di stare stretti, corti e di ripartire, perché comunque il Parma sia l'anno scorso che 2 anni fa era una squadra che comunque palleggia tanto e quindi giocavamo su sto fatto. Infatti se andate a vedere un po' le partite sulle ripartenze abbiamo fatto gol. Bene, basta così, passiamo alle foto di rito con la sciarpa. Grazie a tutti.